Allora, signori, riprendiamo con il nostro buon Zu che è arrivato al suo ultimo appuntamento, Abu Dhabi, campione del mondo, il buon Zu che ha fatto gare estremamente sportiveggianti. Guantiamoci. Grazie Marco, grazie mille per la donation, grazie caro, e vai di sportiveggianza sempre e comunque. Grazie mille Marco, gracias, gentilissimo. Eh sì, Garbage, diciamo, l'abbiamo testato, abbiamo visto un pochino, ma insomma. Allora. È complicato inserire tutto quello che vogliamo. Che vorrei anche fare, effettivamente. Sia in live che in video. Ma scusate. No, non ho visto, ma c'era l'uomo nella macchina, cioè lì dove stava parlando il meccanico? Mi sono girato un attimo, non ho capito se effettivamente c'era un uomo o se il meccanico stava parlando con il sedile. Ci avete fatto caso? C'era? Ah, ok, allora. Io non l'ho visto, può essere che sono cercato. Come di sfuggita, di sfuggita. Comunque, tornando a noi. Ciao Adriano di 6 anni, attenzione, con quanta sportiveggianza. Attenzione perché 6 anni, diciamo, per come noi ci approcciamo alla gara, potrebbe essere un linguaggio un po' discriminante, sportiveggiante, però un salutone ad Adriano, dai, è così. C'era Brunetta, può essere, Brunetta ci poteva stare, magari il casco un pochino. Allora, signori, velocità, allora, di solito abbiamo visto che questo assetto alla fine va bene sempre, asciutto, bagnato. Pista corta, pista lunga, rettilinei, curvoni, famo questo e via. Facciamoci un paio di giretti, vediamo come va da Abu Dhabi e via. Grazie a Dagdan95 per i due. Buonasera, Dagdan, grazie mille. Dai, senti il sound. Ultima volta che sentiamo il sound della Formula 2. Attenzione, godetevelo, godetevi il buon zoo. Godetevi il buon zoo e il tanto sottosterzo. Ci mancherà tutto questo sottosterzo, signori, di la verità. Dita verità. Mamma mia, sentilo con quale sottosterzo. Vai, vai giù. Grazie Gabriele, grazie per i 13. Piano piano, piano piano. Senti la turbina come va, come sturbina. Piano piano, vai. Allora, l'ultima volta avevamo sofferto un pochino di più perché avevamo aumentato un po'. No, in realtà la difficoltà l'avevamo aumentata a Monza, tipo. Perché a Monza diciamo che andavamo abbastanza bene. L'abbiamo lasciata un po' più alta anche in Russia, dove in realtà abbiamo sofferto un po' di più. Qui probabilmente soffriremo ancora di più, però onestamente chi se ne frega, perché tanto Zu comunque ha fatto il suo. Ci stanno piste dove possiamo andare meglio e piste dove magari non andiamo benissimo. Però noi puntiamo a fomentarci in gara, eventualmente. Non ho visto il meteo, ma insomma, porco due. Ad Abu Dhabi credo che venga a piovere, eh? Non vorrei di niente. Proviamo un altro giretto, giustamente questo era per testare un pochino. Bonzu è ultimo tra i tre, bene. Non ho visto a quanto di distacco però. Magari sì, sarà più complicato, però cerchiamo di non farci asfaltare. Eventualmente.
Che perché qua è una pista un po' particolare, diciamo, che ci possiamo fomentare, ma non è una di quelle piste che ti porta tanto ad esaltarti, diciamo così, in linea teorica. Poi, oh, mai dire mai, però non presenta tanti, tanti punti, tante zone di fomento, diciamo così. Tre secondi ci hanno dato? Porca troia. Andiamo bene. Piano, piano. Dai, è giù, dai, è giù. Vabbè, se ci hanno dato 3 secondi dobbiamo un attimino limare la difficoltà. Poi vediamo, rivediamo qua, perché giustamente in Russia abbiamo sofferto, però insomma siamo riusciti a gareggiare decentemente. Qua dobbiamo valutare. Un secondo e tre, un secondo e tre è tanto però, ma secondo e tre possiamo azzardare un cambio. No, che cazzo ho premuto? Aspetta, sbagliamo. Leva. Un assetto un po' più carico, anche se insomma sì, la pista non è che sia così veloce, però di solito quello lì ti dà anche più sprint. Proviamo anche questo qua un po' più bilanciato, ma non credo ci possa dare qualcosa in più. Non lo so. No, vabbè, se ci danno un secondo e passa, sì, forse una tacchetta la limiamo. Però vediamo un po'. Al momento siamo ultimi, sì. Anche perché calcolate, se vi ricordate, che in Formula 2 la differenza tra il primo e l'ultimo è pochissima, cioè con un secondo e tre siamo nettamente ultimi a debita distanza, perché pochi decimi vanno a separare anche i primi 10, insomma, qualche decimo di differenza, cioè. Ma vedi, questa qua, nonostante sia un po' più carica, lo distribuisce secondo me male il carico aerodinamico, perché la macchina tiene pure meno. Vediamo un po'. Perde un po' sul dritto, ma anche nel misto non è che... pesantissimo. Qua aggressivo zu, qua troppo zu. Che cos'è? Eccessivo. Là si può essere un po' più aggressivi, ma non così. In realtà anche qui, però... Allora, io direi di fare comunque una cosa. Stassetto... no, onestamente... preferisco... l'altro. Preferisco l'altro. Questo non è molto più lento. Forse qualcosina si può anche migliorare. Però l'altro lo preferisco, lo... Il tuo sistema di riduzione del coefficiente aerodinamico, DRS, ti permetterà Riproviamo un attimo un giro con questo, anche se le gomme probabilmente adesso sono smaterializzate. Puoi utilizzare... Sì, don't worry, Alex, lascia fare. Lascia fare, Alex.
nostro zoo è ultimissimo, ultimissimo. No, non vado a modificare l'assetto manualmente, perché sennò stiamo qua 2 ore a fare tutte le prove. È giusto per... preferisco quelli base qua, tanto è giusto per provare qualcosa di guidabile. Grazie Salvatina, grazie per i 12, buon anno Salvatina, buon anno di sportiveggianza, grazie per i 12 mesi. Comunque gli altri nettamente, ma di brutto brutto. Solo Tsunoda, vabbè, abbiamo fatto il primo giro, ma noi qua ce ne siamo andati lunghini, lunghini, lunghini. Dobbiamo frenare molto prima in realtà, perché non la tiene. La combo tra frenata un po' così e sottosterzo, anche qua il sottosterzo si sente tanto. Qua di, ancora di più, qua ancora di più. Siamo solo e... 19 dopo questo giro. Va bene, va bene. Allora, siamo 19esimi, quindi una tacchettina da togliere, una tacchettina. Magari, non so se dalle qualifiche o... vabbè, sì, qualifiche, sprint 3, future race, va bene. Va bene, dai, una tacchettina si può livellare. E ora rivediamo i primi tre. Sto Callum comunque fa sempre delle prove libere prepotenti e poi via. Grazie per essere stati con noi in questa giornata di prove libere. A sì, noi ultimi per nuove emozioni a secco, a secco. Grazie Virilli, grazie per i tre, grazie mille. I GDR, tablet, tipo... no, in realtà no, non li ho mai provati. Grazie, grazie mille Virilli, grazie per il supporto. E no, i giochi alla Dungeons and Dragons proprio fisici anche non li ho mai provati. Anche videogioco qualcosa c'è, ma a livello di da tavolo del genere mi sarebbe piaciuto provarne. 94 mettiamo, però no, non li ho mai provati. Grazie Marco, grazie a Marco DFR per i 10. Grazie mille Marco, grazie per la resub. Sì, no, vabbè, una tacchettina. Comunque il distacco era tanto, ultimi di prepotenza, quindi una tacchettina ce la buttiamo. Le super soft, bene, quindi proprio durano al volo. Facciamo la qualifica e se buttano. Ci sta, ci sta. Vai, vai! Vabbè, Zuko ormai è il campione del mondo, dai. Può gigioneggiare. Magari sarebbe meglio se non gigioneggiasse, però. Ma mo siamo partiti. Come facciamo a già sta 22esimi? Scusa, ma tu mi lanci già ultimo? A prescindere? Guarda Zuko come ti aggredisce qui. Con le super soft, no? Esci di spinta, Zu, esci di spinta. Hanno spinto più gli altri. Va bene.
Questa dovremmo farla, ecco, un po' più così per evitare anche il sottosterzo e magari riuscire un pochino meglio. Ora, per quanto non abbia dato i suoi frutti, però già meglio così che come la facciamo noi di solito. In gara qua si aggredisce, si aggredisce. E niente, Zu comunque sverniciato malissimo, malissimo. Che cos'è, povero Zu. Mamma mia. Falle fischiare le gomme, Zu, falle fischiare. Muro, muro. Ci ha provato, ci ha provato. Madonna, da Abu Dhabi però, che cazzo è? Vanno a cannone questi. Vabbè che anche l'intelligenza artificiale va diversamente in ogni pista, però addirittura così il povero Zu, con quale figura? Con quale figura barbina? Ma va bene così. Le qualifiche sono terminate. Siamo pronti per la gara di domani. Malissimo. Con queste prime tre posizioni. Tictum, Drugovic, secondo e tre ci hanno dato all'ultimo. Le gara, qualifiche sono finite. Ora a noi 9 decimi. Domani commetteremo la feature race in diretta e senza 9 decimi, signori, ci stanno. Ventesimo con 9 decimi di distacco è cattiveria, è cattiveria. 9 decimi è un po' cattiveria. Però un secondo e tre tra il primo e l'ultimo, quindi insomma possiamo cercare di fare del nostro meglio. Mo quello che c'esce. Vai, facciamoci questo giro di formation e andiamo a vedere anche okay, la... ci siamo. Quali conto su di te, non deludermi. Senta un po', buon uomo, se facciamo così ci arriviamo con 6 giri di... Secondo me ce la facciamo, ci ha dato la strategia invertita e lui è un bravo uomo, quindi saremo gli unici. No, non siamo gli unici. Va bene, dai, proviamoci. Al massimo aspettiamo. Vai. Falle fischiare. Piano, non consumiamo le gomme. Se riesci, ingrana tutte le marce per assicurarci che il cambio sia a posto in vista della partenza. E dobbiamo portare gomme e freni in temperatura senza però surriscaldare il motore, quindi piano, non piano. Farlo salire troppo di giri. Piano piano. Guarda lì come... Ma che sei un coglione? Aspetti, Ma no, ma che riposo... Ma stai fermo! Cosa? Ma dimmi tu, ma se questo inchioda... Guarda come ha saltato sul cordolo... Guarda come salta sul cordolo... Guardalo lì! Pessimo! Guarda come inchioda! E poi ci caccia a noi... Rimosso dal giro di formazione... Però è un buon modo per skipparci il giro di formazione... Se vogliamo, Amarkelov, mortacci tua, questo gliela facciamo pagare in gara, Don't worry, vai, scaldala! Il radar mostra sereno, le condizioni meteorologiche per adesso sono... Vai, fagli sentire il sound, Amarkelov! Oh, che fa? Mi spingi fuori? Fio della mignotta! Scendi dalla macchina! Scendi! E passa, coglione! Guarda... Dai, cazzo! Ma guarda che imbecille! Come si raffredda le gomme! Guarda con quale scarto! Signore, qua è rissa, Attenzione, guardalo come fa zigzag per mettersi in difficoltà! Qua succede un male, te lo dico, giovane, ti vengo a prendere! Piano piano, magari, ma... Magari non in partenza dove perdiamo un pochino, ma poi ce lo mettiamo in conto, Poi ce lo mettiamo in conto.
Mica può far che più a così, però, eh. Sta pista, vedi, non ti dà tanti spunti per fare aggressività, però, eh. Mo noi ce li troveremo i punti per cercare di aggredire la situazione, però la vedo un po' difficile, ma ci proveremo. Vai, vai! Allora. Vai, vai! Tutto come ci pensi! Vai, signori, con il tifo! Tifo per Zoo! Che se ne va! Guarda com'è partito Deletraz! Guardalo come si insinua Dele... Fermi, piano! Fate i bravi! Attenzione, guardalo lì Deletraz. Marcelov, porco. Mortacci della mamma de Marcelov. Come cazzo si chiama? Oh, guarda che figlio di puttana quello, eh. Ma ti pare? Ti pare? No, questo quello lo sé, segnatelo, segnatelo. Questo via, mannaggia la puttana. Falle fischia ste come, falle fischia. Piano però. Ma che si stringe così in curva? Pialo de mira, pialo de mira. Vai, vai. Fai ardito medio. Fai ardito medio, solta sul cordolo. Attenzione. No, no, questi falli andà, falli andà. Lui devi puntare, lui. Levate. C'è un ingorgo. Vabbè, ci insinuiamo. Va, ho capito. Levatevi. Buona partenza. Dove sta? Se sei salvato che c'è sta chio. Eccolo. Prendi la scia. Vieni qua se c'è le palle. Ma perché vanno così veloci loro? Attenzione. Attenzione. Piano, piano. Occhi a Sciumi. Guarda che mi tampona. Lo stronzo. Basta qua dietro, ma guardalo! Chi è? No, questo era Ghiotto. A Ghiotto! Ti ho dato anche del lavoro io in, nel My Team. Ma perché vanno più veloci della nostra? Non è possibile! Attenzione! Guardalo! Nonna, qua scatta la rissa, signori, eh! Cioè, è già scattata la rissa in realtà, però. Potrebbe scattare più violentemente la rissa. Oh, sono più cattivi oggi, o sbaglio? Non guardano in faccia a nessuno. Grazie Intergamer, grazie per gli 8. Occhio. Oh, vai, che qua giriamo. Ottimo, ottimo, quindi c'è chi guarda le live e chi gioca. Vabbè, ci sta, onesto, onesto. Attenzione. Probabilmente anche meglio di me, senza ombra di dubbio. Piano, piano. Allora, cerchiamo di non perderli e di rimanere un pochino nel gruppone, perché qua... Marcelov ce l'abbiamo qui dietro, quindi occhio. Abbiamo dei problemi un po' in velocità, eh. Attenzione, con quale insinuamento. Okay, vai, vai bene, va bene. Staccata al limite. Non c'era il pertugio, avevamo spaccato qualcosa, ma va bene. Piano piano, signori, piano piano proviamo a rimontare un pochino. Vai, salta sul cordolo. Ora in 17esima posizione, signori, qua. Piano.
Grazie a Musifil. Grazie per i 13. Vediamo, porterà fortuna anche al nostro zoo, eh. Vai, vai. Segui Shumi, segui Shumi, segui Shumi. Attenzione. Callum, dov'è Callum? Attenzione. D'esterno. Madonna, tutto cordolo. Madonna, che finezza. Siamo insinuati giocando di cordolo. Un buon Shumi, onesto. Andiamo a caccia di Mazepin. Cerchiamo di non cecchinarlo però. Attenzione alla staccata, signori, piano piano, attenzione alla staccata. Ok. E queste non frenano. Guarda sto coglione. Più aggressivo, Mazepin, più aggressivo. Dobbiamo anche vedere effettivamente dove poter aggredire, perché insomma sta pista poi con queste auto che insomma non girano, e apparentemente pure a frenare non sono propriamente d'accordo, potrebbe essere pericoloso. Piano piano. Poi arrivo, grazie Gott. Carrewa, ho letto bene? Spero di sì. Madonna, è sottosterzo. Non è sottosterzo. Guarda come si insinua. Gott Carrewa, yes. Grazie per i due, grazie per i due. Vai, vai. Il prossimo. Attenzione Samaya, signori. Attenzione a Samaya. Noi abbiamo dei problemi con Samaya. Con Alessi. Porco due. Con la macchina nostra, in realtà. Guarda, qua lo potevamo sperniciare che non c'è il DRS lui. Porca troia. Ma siamo ripartiti un po' troppo aggressivi. L'obiettivo è sempre rientrare nei primi 10 se possibile. Uno ci prova. Stare vicini a Samaya per poter sfruttare eventualmente il DRS da qualche parte, perché se noi qua ci avviciniamo tanto. E facciamo questa fase un po' più aggressiva. Va bene così, va bene così. Va benissimo. Almeno abbiamo il DRS di Samaya. Certo, non ha bene, anche perché siamo riusciti a non schiantarci, tra l'altro. Vai, vai. Dai,
Guarda come si prende l'interno. E noi ti superiamo qui all'esterno di fino e via. Ben fatto, hai conquistato una posizione. Che... c'è la lui il DRS. Attenzione. Attenzione a Samaia all'esterno. Samaia motto. Su tua levate. Vai zu, aggressivo. Ora dobbiamo avvicinarci ad Armstrong il più velocemente possibile. Che quelli lì davanti il DRS lo usano. E anche Samaia che adesso ci abbiamo le calcagna. Devo scendere sotto il secondo, siamo un secondo e sette. Okay. Vai su, vai Zurco 2. Con quale difficoltà? È indiavolata la Univirtuosi, signori, indiavolata. Vai, vai. A bomba, a bomba. Non so se... opera. Attenzione, siamo riusciti a prenderlo già da questo giro. Il DRS è bene così. Abbiamo perso un pochino per lanciarci all'inseguimento di Armstrong lì in quelle curve. Andiamo a vedere se... eravamo più lontani, ma non è facile... che lui continua giustamente ad utilizzare il DRS. Dobbiamo vedere qua se magari quest'ultimo settore dove andiamo un po' meglio, un po' più aggressivi. Dobbiamo avvicinarci di più e non dobbiamo fare errori nella ripartenza là sul rettilineo dei box, sennò giochiamo tutto il buon fatto. Ma come detto, la Univirtuosi è violenta, vuole recuperare. Piano piano. Bene così, bene così. Grande così. Hai registrato il nuovo miglior tempo della gara. Grande Zu con il giro veloce. Ma ora vogliamo rientrare nelle prime 10 posizioni, se possibile, non sarà facile. Sarà molto complicato, però. Vai, vai. Ripartenza. In realtà l'avevo vista anche nelle qualifiche, sono più prepotenti loro, ma dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo, signori. Guardalo qui che staccatina, guarda che staccatina. Prossimo è a Aitken, sempre se non ci supera Armstrong, dai, è così. Aitken e Callum si stanno scannando qui davanti, il nostro compagno di scuderia. Vai, vai, prendi l'aggressiva, prendi l'aggressiva. Ci stiamo
avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme super morbide. Va bene, faccia lei, ci fidiamo. Basta che dura, no? È giovanotto. Arrivati un po' lunghetti su quella curva. Però dai, ci siamo avvicinati, piano piano. È un po' troppo corto il rettilineo, quindi è difficile riuscire ad insinuarsi. E poi ti tocca aspettare praticamente tutto il giro, ok? Qua è una parola. Quello è il problema, che punti di sorpasso, vabbè, qualche volta ci buttiamo sempre do capita, però non è una pista che ti dà tante scelte, tante chance. Dai, rimaniamo incollati. Qua bisogna provare subito, signori. Qua bisogna provare subito. Dai. Vai, il prossimo è il nostro compagno di scuderia. Via. Aie. Piano piano. Non troppo piano piano, perché allora lui è poi Lundgaard è molto distante. Cosa positiva, perché Callum non riesce a usare il DRS. Cosa negativa è perché poi non ripiamo più quello là davanti, no? Vediamo. Porco due. Condizioni delle gomme ancora ottime. Pensa tu. Anche a lui incollati. Saluto a chi va, ragazzuoli. La finestra del pit stop si è aperta. Questa staccatona, porca traia. Certo, adesso lui può usare il DRS, noi no, ma oh, ci proviamo a difendere. Anche se adesso ci possiamo fermare al box, anticipiamo un pochino, vediamo. Così magari poi con le super soft, con un giro in più, riusciamo a recuperare qualcosa, se non muoiono le gomme.
Allora, siamo in undicesima posizione. Vabbè. Ricordiamoci così dopo il giro di pit. Adesso sta soffrendo un pochino l'auto in realtà. Abbiamo uno davanti da puntare, troppo lontano quello. Merda! Madonna, manda Varmuretto! Ma che se mettono così le curve per i box? Che state fuori! E mica se qua! Dai, giovani, dai! Vai. Non dare gas. Oh, buonasera, caro. Buonasera, non l'avevo visto, amo. Ciao, caro, buonasera, buonasera. Ciao, amo. Allora, gli altri non ha azzardato nessuno. Quindi probabilmente è stata una scelta stronza da parte nostra, ma lascia fare che... Se sa mai, se sa mai. Grazie a Phoenix Official per i tre. Buonasera Phoenix, grazie mille per i tre mesi. Vabbè, non le vediamo le super soft, facciamo finta che durino. Facciamo finta che durino. Dobbiamo stare davanti a Callum. Oddio, vabbè, che può essere pure che si andranno a scombinare poi le posizioni lì davanti, magari anche con i pit, non lo so. Però Lundgaard in decima posizione era il nostro obiettivo. Callum è ai box per la sosta. Stavamo e dobbiamo stare per forza davanti a Callum, che non esiste. Grazie Sunz, grazie per i 6, grazie per il mezzo anno Sunz. Oppela. Piano piano. Eccolo lì, Lundgaard. Mi sa che è tutto come prima. Vabbè, qualcuno si deve ancora fermare, giustamente, però Lundgaard è davanti e Callum dietro di noi, quindi in linea teorica riprendiamo tutto come prima, solo che forse siamo un po' più vicini a Lundgaard. Eravamo un po' più vicini. Fatto un po' una curva di merda. Anche questa. Che avrà. Questa fa. Questa zona non è che è molto favorevole. L'ultimo settore un po' di più. Qua. Siamo un po' cagare. Il primo settore a volte riusciamo ad essere abbastanza aggressivi, ma un po' più sofferta. Qua mo è complicato perché questi due davanti a noi sono entrambi abbastanza distanti. Quindi
Volevo cercare di rosicchiare qualcosa piano piano. Nonostante il giro veloce. Questo è il miglior tempo. Allora, in realtà abbiamo guadagnato posizioni con il pit anticipato, perché siamo in nona posizione. Anche Lundgaard ha guadagnato. Attenzione dietro, che abbiamo Alesi. Diciamo, non abbiamo avuto buoni rapporti in passato in altri gran premi. E adesso il problema è che Lundgaard ha davanti Sato, a cui può prendere non solo la scia ma anche la possibilità di usare il DRS. Quindi rimaniamo un po' fregati, perché qua lo riusciamo sempre a beccare. Il secondo no, perché qua usciamo sempre di merda e ci ritroviamo a più di un secondo. Quindi occhio ad Alesi. Grazie a Denis Torino per i 4 mesi. Grazie Denis, grazie per i 4 mesi di resub. Vabbè, la cosa positiva è che però siamo entrati nella top 10, quindi il nostro obiettivo di entrare nella top 10 ci sta. Però, scusa, porca troia. Vai, va bene così. Noi comunque dovevamo via Lundgaard, ma ce ne siamo andati lunghi. Ce ne siamo andati Lundgaard, pure noi. Mannaggia la puttana. Complicata, recuperare posizioni qui non è facile. Attenzione, ma Tsuchida ci ruba Tsuchida il giro veloce. Segnato il miglior tempo, ma sul giro. Qua tritala, tritala, che se metti la quinta te ne vai, bravissimo. Qua lo devi tritare il motore. Tanto il motore della Univirtuosi c'ha la potenza, c'ha la potenza. Ok, sei nella top 10. Ho capito, però Lundgaard lì davanti non mi piace. Sta continuando a guadagnare, però porca troia. Attenzione a Alesi qui dietro, che tenta il rimontone. Il DRS è un po' più avvantaggiato, ma noi stiamo un pochino perdendo i contatti con i piloti lì davanti. No, stanno prendendo il largo là davanti, qua. Dobbiamo a sto punto resistere. Sta avendo ancora più problemi, scusi, ma con queste super soft. Ce le abbiamo chiusi, basta. Vabbè, tutto sommato ci stanno. Vai, vai. Troppo vicino alle. Troppo vicino alle sì, non va bene. Così. Culo.
aggredisci. Aggredisci. Dobbiamo tenere dietro Alesi e... in realtà la nona posizione va bene, perché se arrivavamo ottavi poi ci faceva partire davanti e... insomma, non ci piace, non ci piace. Cioè... sei all'ultimo pizio poi. Grazie Capo Geek, grazie per i 9 mesi di resub, 18 mesi di resub. Non so dove ho letto 9, ma va bene. Piano piano. Grazie per i 18, grazie mille. Madonna, non gira, non gira, non gira, va bene, va bene. Non è successo niente. Va bene, lascia fare, tutto come ci pensi. Finale. Ocio. Alessi, attento e faccio passare, te lo dico, eh. Ma Christian, ma non frena, ma non frena. Dovrai scontare. Ma no, ma che taglio, aspetta. Ma non frena sta merda di macchina. Ma che cazzo, fino a manna va bene. Ma scusi, ma ho frenato allo stesso punto di prima. Perché una frenata sì e 4 no? Oppure 4 sì e una no? Ma 10 secondi è eccessivo, cioè. Avrei rallentato. Non è che mi deve dare l'ergastolo. 10 secondi sto cazzo. Tua madre, 10 secondi. Mi scusi. Perché stai fatto così? Va bene così, va bene così, zu. Diciamo che la prima metà gara è stata bella fumentosa con le gomme. Tra l'altro, attenzione, stanno facendo i botti di capodanno qua, non so. Non so schioppettare qualcosa, ma non so da dove. È Alesi probabilmente. Si cerca di recuperare. Ci vediamo nel parco chiuso. Abbiamo guidato meglio con le soft, le super soft. Pilota del giorno va bene, anche perché eravamo partiti un po' dalle retrovie, ci sta. Abbiamo guadagnato 9 posizioni, mi sembra. Però, però, ha sede nel cuore del mondo dell'automobilismo, Le Mans, e oggi ha dimostrato ancora una volta di avere tutte le carte in regola per primeggiare in pista. Ha primeggiato e fallo primeggiare, fallo primeggiare. Il distacco in vetta alla classifica si riduce dopo. Vai, vai, famoci la gara sprint. Altri 5 girozzi. Spero che mi metta le soft a questo punto. Spero con le soft. Onesto, onesto. Frizione a posto, il cambio funziona bene. Scalda le gomme e i freni. Ripeto, scalda gomme e freni per tutto il giro. In questo caso abbiamo davanti Tictum, che ha vinto gara 1, perché le prime 8 posizioni si vanno a invertire. Noi noni, quindi rimaniamo noni e va bene così. Abbiamo sempre Alesi, Ale Calcagna, che in partenza probabilmente ci sverniceranno un pochino, ma va bene. Noi con le soft andiamo meglio. Le super soft, no? Troppo... troppo mollicce. Per il momento non è prevista pioggia, le condizioni sono vorrei dire. Fuori.
inchiodano male. No, alla partenza c'è la frizione, la doppia frizione, ma comunque l'intelligenza artificiale fa delle partenze impeccabili, perfette al millesimo, quindi è impossibile fregarla. C'era stato un periodo tra una patch e l'altra dove le partenze erano quasi normali, nel senso che potevi anche partire molto bene. Poi è passata questa cosa, evidentemente, perché l'intelligenza artificiale fa delle partenze perfette, quindi se la fai perfetta vai come loro, se la fai normale ti sverniciano. Sì, Tictum che è arrivato primo in teoria dovrebbe avere le gomme più dure, non lo so, cioè non più dure, nel senso le... in questo caso ce l'abbiamo noi le più dure, cioè ce l'hanno tutti le più dure, quindi non lo so come funziona, non l'ho capita a questo punto questa regola. Pensavo che il primo avesse quelle più dure e gli altri quelle più morbide, in questo caso ce l'abbiamo tutti le più dure, quindi boh, boh. Vedremo, vedremo. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Porta pazienza e attendi i semafori. No, qua adesso Grassa e sorpasso, vabbè, a parte che in Formula 2 non ci stanno. Non sempre aiutano, perché ti fanno partire anche un po' troppo slittando con i pneumatici, quindi è un po' problematico. Poi ringrazio e abbiate pazienza, ma questa è una fase un po' concitata. Attenzione! Guarda Drugovic come si insinua, tampona. È stato Drugovic. L'avete visto? È stato Drugovic. Colpa di Drugovic. Vabbè, qua ripartiamo direttamente. Ma dai, questo Drugovic così è andato dritto per dritto. Grazie Miki, grazie per i 7. Grazie a Portuguese di Danny per i 7. Aspetta, stavo leggendo. I 7, sì. Fermi tutti. Ma perché quello è partito più... Aspettate, fatemi concentrare, sennò me fate legge dopo. E che... Comunque grazie per la resta, Gary, grazie mille. Guarda Alesi dove va! Ma era lui? Guardalo Alesi! Fermatelo! Attenzione! Si insinua! Di estrema cattiveria! Schwarzman! Per gli amici sempre Schwarzsteiger, eh? Comunque, ricordiamo! Attenzione alla uscita! Uscita, mi scusi, mi insinuo, le dispiace? Le dispiace che fa spinge ma uscita? Devo scendere? Olè. Ma sono loro. Allora lì è stato quello là che è andato a sbattere con l'altro, quindi è successo un macello, no, non per colpa nostra, diciamolo. Guarda come arriviamo di prepotenza. Vedi, con ste gomme è più sportiveggiante. Ottima partenza, vai così. Quelle più morbide non fanno per noi. Troppo morbide, che cazzo. Guarda Lundgaard come fa da tappo. Dove li facciamo fischiare le gomme? Lundgaard, elevate! Lo dobbiamo togliere dalle palpebre subito, eh! Guarda come fa da tappo, guarda come fa da tappo, levate!
soliti dei coglioni. Andiamo a prendere Piqué subito. Bello, subito. Divino. Urco. Andati un po' larghi lì, ma era l'unico modo per tenere dietro Piqué. Adesso c'è stato lì davanti a un secondo e mezzo. Attenzione, Piqué invece ci riprova. Che fa il furbo, Piqué? Non si allarghi troppo, eh. Non sulla pista, ma pronto a allargare. Nel senso di allargare. Andiamo a prendere Sato anche. Per forza. È quasi a Speed Race. Che fanno sprinti. Sprinta, sprinta. Dai, Zulu, dai. Il miglior tempo, continua così. Dai, Zulu. Scala Zu e si avvicina pericolosamente a Sato, che va al bloccaggio. Noi ci andiamo sempre perché va bene, è una questione di stile, ma gli altri lo fanno perché sono sotto pressione. Andiamoci larghi, larghi, bravo, così, bravo, così. Tienilo lì, tienilo lì. Adesso Sato può usare il DRS e noi cercheremo di tenerlo dietro, ma è incollatissimo. Prova all'esterno Sato, ma la staccata di Zu è la staccata di Zu, eh. Vuoi mettere? Vuoi mettere? In realtà qua sono 6 giri, non so 5. Va bene. Dai, Zu, un po' di cattiveria, un po' di spalla, ma ci sta, signori. Il nostro Zu è così che affronta i campionati. Di spalla. Se è vero, ma giusto, lo vogliamo nel My Team. Anzi. Guarda il sottosterzo come ci accompagna. A Sato negli specchietti, in realtà è a più di un secondo, quindi non può usare il DRS. Bene così per Zu, tranquillo. Attenzione alla staccata, aspetta, poi leggo, poi leggo piano piano, piano piano, piano. Grazie a GB Bookseller per i 2 mesi. Grazie Bookseller, grazie per la resub per questo secondo mese. Gracias.
dietro vedo che sono tutti abbastanza tranquilli, nessuno incollato agli altri che magari si sportella un po', cosa che in realtà ci poteva stare, insomma lì dietro qualche sportellatina possono pure da... nelle partenze sono molto aggressivi, poi durante la gara mantengono il loro ritmo costante, insomma si danno da fare durante la partenza, che proprio si sportellano in modo aggressivissimo. Dopodiché un po' di riso, due alettoni sulle gengive. Sono anche tutti abbastanza vicini tra l'altro. Dai che siamo quasi all'ultimo giro della carriera del nostro Zu, signori. Carriera breve, intensa, però molto intensa per il nostro buon Zu, che si è fatto le sue 12 gare. In realtà anche 24, calcolando gara 1 e gara 2, se vogliamo. Spero che vi sia garbata, diciamo, la carrierina del nostro buon Zu, fatta in modo molto easy, come detto, molto... cacciarone, ma puntando alla sportiveggianza del nostro Zu. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 11,4 secondi. Carriera in lunga 12 settimane. Con l'appuntamento settimanale. Via, via, gira, butta l'ancora. Butta l'ancora. No, è meglio che la chiudiamo normale, sennò ci andiamo a appiccicare da qualche parte. Magari arriva un po' di aggressività, ma... In realtà lì dietro Piqué ha recuperato un pochino, forse è stato proprio un pochino. Così, falla fischiare Zu. Grande Zu, dai! Vedi, neanche derapa, perché signori, non sottosterzo, non gira. Risultato. Tu giri, se sei a greve va dritto, uguale. Allora. No, con Formula 1 direi che può andar bene così, E quindi la Univirtuosi a vincere con una gara fantastica. No, vabbè, alla fine partite online l'abbiamo sempre fatte durante le settimane di te, Davide. Chi è il pilota del giorno a tuo parere? Di Live Ops con il nostro buon Zu, che si va a guadagnare la medaglia d'oro. Bravo Zu, signore, un applauso a Zu, bravissimo. Molto sportiveggiante, molto aggressivo, molto rissoso, ed è così che ci piace. Va bene. Ok, poi vediamo se sul canale magari, invece di una volta che è finita questa, quindi la settimana successiva, se vi riporterò, come detto, o due episodi della carriera pilota o due episodi in generale, vediamo, ci guarderemo, decideremo.